Quante volte, andando di fretta, decidete di farvi una fettina di carne al volo e la maggior parte delle volte diventa dura? Oggi non vi darò una ricetta, vi darò dei consigli su come ottenere una fettina di carne tenera e succosa. Ci servono due cose. La prima cosa, una padella delle dimensioni giuste. Seconda cosa, una fettina di carne di qualità. Prima regola fondamentale, prima di mettere la carne nella padella, la padella deve essere rovente. Non crederete che a me basti una fettina di carne, ma questa è la seconda regola fondamentale, è quella di cucinare una fettina per volta, altrimenti se ne mettiamo due andiamo ad abbassare troppo la temperatura della padella, quindi non riusciamo a cicatrizzare bene la carne, di conseguenza disperdiamo i liquidi, ecco che ricaschiamo un'altra volta sulla fettina dura. Avete notato che non ho messo né sale né pepe. Li aggiungerò alla fine, perché se metto il sale in cottura, questo toglierà i succhi dalla carne e quindi, di conseguenza, ritorneremo ad avere una fettina dura. Regola numero 3. Ecco la nostra bistecca, tenera e succosa. Se volete fare una bistecca un po' più alta e con un po' più di grasso, allora ci vuole la bistecchiera, sempre senza dimenticare le regole che vi ho appena dato. Per altri utili consigli su come cucinare la carne, seguitemi sul sito alisupermercati.it oppure venite a trovarmi all'interno dei nostri reparti macelleria.